ringraziare gli organizzatori e le organizzatrici che ci stanno dando l'opportunità di presentare il nostro progetto, il progetto di Bando Smart Cities and Social Innovation and Communities. Divideremo la presentazione, che sarà veloce e indolore, così non vi annoiamo troppo, e la suddividiamo in due parti: una parte tecnica in cui vi presentiamo cosa facciamo e un'altra parte che invece è un esperimento che abbiamo dato vita in questi giorni, ed una piattaforma di partecipazione dal basso, dove invitiamo comunque la comunità locale a partecipare e diventare protagonista nei processi decisionali del progetto. Quindi, penso che siamo pronti, quindi grazie e buon ascolto. Allora, il progetto si chiama In Culture, è nato nell'ambito del programma operativo nazionale attraverso un bando del MIUR di marzo 2012. E il bando appunto è su Smart Cities and Social Innovation, e questo bando aveva due linee di intervento: una un po' più grossa per la presentazione di idee progettuali rivolte a università e piccole e medie imprese per progetti fino a 20 milioni di euro, e invece un'altra linea, che è la nostra, è rivolta a giovani under 30 per le presentazioni di progetti di ricerca su social innovation e giovani residenti nelle aree convergenza. L'ambito di applicazione è cultura e turismo, e sì, sono dei progetti che appunto vanno verso, cioè mirano allo sviluppo della città intelligente. A noi piace dire più lo sviluppo di un territorio intelligente più che una città, perché comunque ci rivolgiamo a un territorio che è quello della Grecia Salentina, e tra l'altro l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina è il nostro partner di progetto. Siamo sei soggetti attuatori, quattro ragazze e due ragazzi, che abbiamo competenze diverse, ci siamo divisi nei quattro settori che leggete. Il progetto durerà fino a maggio 2015 e ha un budget di circa 2 milioni di euro. Quello che vogliamo fare è trasformare le criticità del territorio, punti di debolezza, in opportunità. Per farlo comunque abbiamo l'aiuto, diciamo, di alcuni fornitori, che sono il laboratorio di restauro del Politecnico di Torino, il CNR, l'istituto IBAM di Lecce, l'Istituto Superiore Mario Boella di Torino, e quindi l'Unione dei Comuni, che vi dicevo, e poi ci sono due cooperative che si occupano di efficienza energetica, Stop CO2 e Cresco. Cresco è partita con principi attivi nel 2010, tra l'altro qui ci sono due componenti, il presidente è Tommaso Carratta e Nicola Carratta, un componente, e diciamo che insieme a Cresco, cioè, sono partner e anche, diciamo, promotori insieme a noi del progetto. E quello che vi dicevo è appunto il nostro intento, è quello di trasformare in positivo quello che è negativo sul territorio. Quindi abbiamo cercato di interpretare un po' la complessità prima di tutto del territorio e quali sono fondamentalmente i punti di debolezza riguardo al tema comunque del patrimonio culturale. E per farlo abbiamo individuato tre tematiche di intervento, che sono la conservazione, l'efficienza energetica e lo sviluppo di strumenti ICT per la valorizzazione e la fruizione. I comuni della Grecia Salentina sono 11, vabbè ora 12, e quindi abbiamo pensato di individuare un bene, un sito, insomma, per ognuno di questi comuni, e proporre la realizzazione di un intervento pilota, diciamo, su questo bene individuato, e per poterlo replicare e quindi per, diciamo, insomma, portare avanti in questo modo il progetto in questa fase sperimentale per poi replicarlo. Come si concretizzano le cose? Cioè, per conservazione si intende l'applicazione di tecnologie non distruttive, quindi dalle analisi termografiche, georadar, caratterizzazione dei materiali, quindi in un ambito molto tecnico, e noi abbiamo pensato di fare queste analisi su alcuni di questi beni individuati, mettere a disposizione i risultati di tecnici, amministrazioni, insomma stakeholder, e concretamente, ad esempio, nel comune di Zollino sono state individuate le aree delle Pozzelle, che è un sito molto interessante dal punto di vista paesaggistico, e faremo anche su, diciamo, richiesta dell'amministrazione delle analisi georadar per capire dove ci sono i punti di criticità. L'area poi verrà messa in sicurezza grazie, diciamo, ai risultati delle indagini. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico,
posso fare un esempio che è quello di Melpignano. Abbiamo scelto la piazza di Melpignano e quindi forniremo all'amministrazione un progetto per l'illuminazione di questo spazio che non, per ora non valorizza, comunque quello spazio che è molto interessante, e, con temi appunto dell'efficienza energetica applicata al patrimonio storico, quindi già questo un po' più un ambito un po' più specifico. E per quanto riguarda lo sviluppo di strumenti esitti, per esempio sul parco di Avigliano, che è un parco archeologico che è attualmente poco fruito, comunque ci sono dei progetti in corso, però abbiamo pensato di dare un supporto alla visita creando delle soluzioni di realtà aumentata e quindi far vedere quello che ora non c'è. E, quindi, come vi dicevo, sono stati individuati questi siti, che anche nell'individuazione diciamo, è stato un processo abbastanza lungo, è ancora diciamo, quasi aperto ancora, e abbiamo cercato di tener conto della complessità del territorio, quindi ci siamo dati dei criteri di scelta che tenevano conto dei problemi di degrado, dell'abbandono di questi siti, oppure abbiamo sentito comunque sia le amministrazioni che i proprietari o referenti di questi beni per capire se effettivamente ci fosse un interesse oppure dove fossero le... quindi abbiamo cercato un po' da subito di dialogare e capire insomma dove fosse più utile intervenire, e poi abbiamo scelto comunque dei beni che sono rappresentativi di fenomeni storici, dell'identità comunque del territorio e che ci fornissero potenzialità sia di innovazione che di valorizzazione, perché è un progetto di ricerca, quindi sono fondamentalmente dei beni pubblici e sono dei siti complessi, nel senso che poi Gabriele per esempio vi parlerà di questo esperimento, vedrete che sono dei beni puntuali, però in realtà sono inseriti in un contesto abbastanza particolare, storico eccetera, e sono tutti beni vincolati, quindi stiamo interagendo con le sovrintendenze e tutto, fornendo comunque tutti i dati e niente, fondamentalmente abbandonati come vi dicevo, però ci sono delle dinamiche in corso che cerchiamo di un po' assecondare se si può interagire con questo. E niente, per quanto riguarda lo sviluppo di questi, insomma, delle nostre operazioni, lascio la parola a Gabriele. Ok, andiamo senza web, quindi proviamo un pochino a essere poco interattivi, una cosa strana per avviare un ragionamento intorno a una città intelligente. Il progetto In Culture ha un obiettivo, una missione e c'è anche un percorso sul futuro. In questo percorso noi abbiamo individuati tre di percorsi, che sono vedere l'invisibile, assaporare il territorio e vivere il bene. Per vedere l'invisibile vuol dire riportare alla luce tutti i dati nascosti che sono dietro a questi beni, quindi tutte le ricerche che le ragazze, il gruppo di restauro efficientamento energetico insieme ai fornitori stanno svolgendo secondo standard nazionali. Assaporare il territorio perché vuol dire il territorio non è solo quel bene, quel singolo bene, ma c'è un contesto legato a quel territorio e in quel contesto c'è anche dei particolari settori che sono l'arte, l'enogastronomia e l'artigianato, quindi cercare di unire tutti questi, di linkare, di collegare tutte queste realtà intorno a quel bene. Il terzo percorso è quello di vivere bene, nel senso che la comunità locale può riappropriarsi dei singoli luoghi e in quel luogo si possono attuare dei servizi, quindi questo è un po' nel futuro quello che noi ci immaginiamo. Per ragionare però sui futuri possibili partiamo un po' dal presente, perché il progetto In Culture, come ha detto Sofia, si basa sul bando Smart Cities and Social Innovation and Communities, quindi partiamo dalla definizione di che cos'è una città intelligente o, come ha detto lei, un territorio intelligente. Per fare questo mi riprendo una definizione che di Michele Vianello, che è il direttore del Parco Scientifico Vega, il quale dice: la città intelligente è un territorio, è quel luogo dove i processi cognitivi e partecipativi sono il frutto dello scambio e della condivisione di conoscenza tra le persone che usano consapevolmente le piattaforme messe a disposizione sul web. Il web è un punto e un pilastro fondamentale nello sviluppo di un territorio intelligente. In Puglia abbiamo un piccolo vantaggio, che è quello che siamo tra le regioni che ha il più basso tasso di digital divide in Italia, anzi nel Salento non si segnalano zone scoperte da connessioni a banda larga dai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, semmai c'è un leggero scostamento tra reti fisse e mobile, ma è insignificante. Se valutiamo invece numeri quantitativi a livello internazionale, la tendenza ci dice che nel mondo nel 2010 c'erano 800 milioni di persone che utilizzavano piattaforme di social networking, nel 2016 saranno 1,5 miliardi. Stessa tendenza per internet, dai 2 miliardi nel 2010 si passerà ai 3 miliardi.
miliardi nel 2016. Questo è un ragionamento molto importante, perché comunque sia non basta però saper utilizzare internet, non basta navigare su Google, non basta avere una piattaforma, un blog, o comunque avere un account su Facebook e altre piattaforme. Bisogna conoscere gli strumenti a nostra disposizione per creare dei consapevoli cittadini digitali. Tra questi strumenti, secondo noi ormai è una prassi piuttosto consolidata, c'è quella della partecipazione dal basso, cioè la comunità locale può diventare protagonista nei processi decisionali a tutti i livelli, anche secondo noi nel nostro progetto. E quindi abbiamo dato vita a una piattaforma che si chiama Futuri Possibili, si appoggia su WordPress, è in fase beta, è www.futuripossibili.wordpress.com, nel quale in realtà poi all'interno trovate lo stesso questionario riprodotto come lo state leggendo voi. Il questionario è suddiviso in quattro parti: c'è la conoscenza del bene, il racconto, l'immaginazione e le emozioni. Cioè, che cosa vogliamo? Sul questionario ci sono 12 beni, quelli che sono stati al momento individuati. Vi chiediamo se li conoscete, se avete mai sentito parlare di questi beni, e se sì, allora di raccontarci qual è il vostro rapporto con quel bene, che non vuol dire averlo vissuto direttamente, esserci stati, ma semplicemente anche averne sentito parlare attraverso la memoria collettiva, le leggende, le storie che ci sono dietro. E poi vi chiediamo di immaginare che cosa potrebbe diventare quel posto. Come dicevo prima, la comunità locale può riappropriarsi dei singoli spazi, dei singoli luoghi. In ultimo trovate la parte della sezione colonna sonora, cioè altro non è che tradurre in musica le emozioni che un luogo può trasmettere. Secondo noi è un aspetto molto fondamentale, che è legato anche all'immaginazione, è una sfera un pochino più intima, dal quale però si possono ricavare molte diverse risposte. All'interno del sito c'è anche ci sono delle schede sintetiche su questi singoli beni, schede sintetiche che in realtà altro non sono che servono per contestualizzare il luogo, semplicemente assaporare la sua storia. Non vogliamo che in questa fase di partecipazione vi vengano fornite troppe informazioni. Le informazioni su quel bene sono piuttosto complesse, ci sono i fornitori, c'è il gruppo Restauro Efficientamento Energetico, che stanno raccogliendo una mole di informazioni importanti, ma che al momento non riteniamo opportune fornirle, perché vogliamo che queste informazioni siano il più pure possibili, sia a livello di racconto che di immaginazione. Quindi che vogliamo solo allo stato attuale, scattando una fotografia in questa sala, qual è la conoscenza legata a quel bene. È anche attiva una pagina Facebook, attiva da ieri in realtà, è stata lanciata il 25 aprile e ieri abbiamo iniziato a scrivere il 1° maggio, abbiamo un pochino scelto due date piuttosto simboliche nel panorama italiano. I futuri possibili, però, che è il nome della piattaforma, sono un processo che però non può essere realizzato se non si tiene conto di un aspetto fondamentale, che è il fermento culturale, la creatività giovanile, che mai come in questi ultimi 10 anni è attiva sul territorio. Ci sono i laboratori dal basso, ci sono i laboratori urbani, c'è il bando Principi Attivi, che con l'ultimo bando ha raggiunto quota quasi 1000 progetti, visto che erano almeno 2 persone che dovevano presentarla, under 32, siamo a quasi 2000 ragazzi coinvolti, e tra i principali settori finanziati c'è arte, cultura e turismo. Ci sono le spin-off universitarie, ci sono le start-up, molte ruotano intorno al settore del turismo, e poi ci sono una miriade di associazioni. In questo contesto si inserisce il processo verso un territorio intelligente, e per fare ciò tutte queste realtà, secondo noi, si devono incontrare, devono condividere le loro esperienze. Bisogna però conoscere la complessità del territorio, un aspetto fondamentale in questo processo, devono dialogare, perché la città intelligente è il luogo dei dialoghi, e poi ci dovrebbe essere quella lungimiranza della politica che punta al bene comune ed esce da quella logica del profitto immediato, che è una prassi che si sta un pochino consolidando purtroppo, ma bisogna andare oltre, e il bene comune è un aspetto fondamentale. Chiudo dicendo che la città intelligente è un processo, e anche il suo racconto è un processo, visto che siamo qui in questo laboratorio dal basso, e non è una destinazione. Spetta a tutti noi accelerare questo processo. Siamo convinti che secondo noi oggi già stiamo accelerando questo processo. Grazie. Per info e contatti è progettoincalcer@gmail.com. Certo. Perché la precisa Valentina?
Ovviamente bisogna perché è un ambito comunque che è già riconoscibile, diciamo, noi ci rivolgiamo a questo diciamo, un territorio che è già un'identità, diciamo, un'immagine riconosciuta, però ci sono le criticità anche su questo, perché già la, diciamo, adesso è un'unione amministrativa che però si porta dietro un sacco di questioni, ragionamenti storici che non possono essere racchiusi nell'unione amministrativa, quindi già è critico questo, però diciamo era un punto di partenza più, diciamo, che già ci permetteva di fare dei paesi della croce stellina rispetto ad altri paesi, cioè non è questo che vi ha fatto scegliere il posto, cioè per la presenza delle gonzelle per te. No, beh, ci sono diverse espressioni effettivamente di una cultura che ha caratterizzato questi luoghi. Poi il problema è che non si fermano solo ai comuni, agli 11 che ora sono diventati 12 comuni della Grecia. Ovviamente ci sono testimonianze di quella, vabbè, grecità, insomma, anche altrove, cioè, assolutamente questo è chiaro. Però per partire da un ambito geografico abbiamo scelto questo. Questa è stata una scelta più pratica. Sì. Che uso farete delle risposte che otterremo? Cioè avete già... Innanzitutto speriamo che ci sia la... Diciamo che dobbiamo partire da questo, questo è il primo obiettivo, è quello che qualcuno, ecco, venga coinvolto, ma spetterà anche a noi spingere, no? E promuovere questo questionario. Quello che vogliamo capire è davvero scattare una fotografia. In questo momento non vogliamo presentare troppe informazioni sugli studi fatti che sono stati fatti su questi beni, ma semplicemente capire qual è il grado di conoscenza e la percezione. E, come dicevo prima, è proprio quella purezza delle informazioni, fare un ragionamento su questo, farci raccontare in maniera, anche se tu quel bene ne hai solo sentito parlare. Con le proposte proveremo a muoverci verso quei tre percorsi che sono attraverso queste proposte. Ovviamente il questionario adesso è in forma generica, no? Punta sui 12 beni, su ogni bene sarà fatto poi un questionario ad hoc, quindi cercheremo di capire qual è la tendenza delle risposte, quindi verranno studiate e proviamo poi a fornire altri questionari. Grazie a lei. No, in realtà nel bando c'era la possibilità di rimanere soggetti privati, quindi per il momento siamo dei soggetti privati, siamo sei soggetti, sì, un gruppo informale, persone fisiche, sì, scusi. Quindi poi verrà, forse andremo verso un'associazione, per il momento rimaniamo persone fisiche. Grazie a voi davvero. Ve lo mostro, dai, fammelo mostrare. Vabbè, io avevo già... Funziona. È ritornato. Sì, tramite... fanno senza ricevere nessun compenso, quindi
magari ai docenti, degli esperti dei docenti, però chi organizza il laboratorio non ha nessun rimborso spese, nessun tipo di ricompensa, perché si presuppone che si stia creando un percorso formativo in base alle proprie esigenze e che poi giustamente, essendoci dei soldi pubblici, deve essere aperto a tutti, gratuito, e quindi in questo noi abbiamo cercato di renderlo quanto più aperto davvero a tutti. E vi invitiamo anche di supporto ancora di più, invitare altre persone. E quindi in questo senso abbiamo trovato la collaborazione con loro perché ci conoscevamo, perché sapevamo di questo progetto e non volevamo sapere anche noi di più, e quindi loro iniziano, diciamo, a fare questo processo di partecipazione, di indagine sul territorio anche grazie a questo spazio che gli abbiamo offerto noi, e ci offrono una somma risibile per fare qualche locandina, diciamo. Questo è stato il nostro accordo, che fa parte già di quel piccolo desiderio di fare rete, di farci nel momento in cui poi alla fine l'obiettivo di fondo, la filosofia di base è la stessa. Molte, sia il laboratorio del basso che molte associazioni, che molte realtà ragionino in quest'ottica, e credo che in questo territorio bisogna ragionare in quest'ottica di condivisione. Abbiamo questo vantaggio, non dobbiamo lasciarcelo sfuggire, perché è un contesto molto particolare, non credo che tutte le realtà nazionali ci sia questo ferramento che c'è ora in questo territorio. Quindi nuovamente grazie perché ci hanno dato questa grazie a voi. Adesso questo era il sito, molto semplice, molto beta, ce lo troverete. Ok, la conosce la quanta immagine, la troverete dentro il questionario, che è lo stesso che vedete voi, si appoggia su. È un questionario che si appoggia sulla piattaforma Google, e poi dentro trovate, guardate bene per bene, delle schede sintetiche. Vado a casa sui singoli beni che sono stati in me. Ok, vedrete là dentro delle tecniche sulle quali potete scendere. Ci sono delle schede, immaginate. Immaginatele. Crediamo sulla parola. Eccola, eccola, guarda, si sta aprendo la scheda. Ah, ok, c'è proprio il Corigliano. Sì, Corigliano c'è il mulino. E poi dopo la possibilità di commentare. Questo, ripeto, è il primo passo, quindi poi speriamo di essere sempre più ricco di informazioni e materiali. Grazie. Grazie. Parla di voi come di una realtà privilegiata, quindi sfruttate tutto quello che potete sfruttare in termini di aspetti positivi, diciamo, di questo, in generale della regione, cioè la percezione che se ne ha è di una regione estremamente attiva, estremamente proattiva anche, con una ricca popolazione giovanile piena di idee e di voglia anche di sperimentare, per cui insomma direi che veramente avete un potenziale a disposizione che vale la pena di essere sfruttato. Questo è solo un esempio in fondo, no? Credo che ce ne siano molti altri, però effettivamente l'immagine che si percepisce dal di fuori è questa, quindi non fate che confermarlo, e direi andate avanti così, mi sembra assolutamente necessario. Siete pronti? Che adesso tocca a voi, Adesso, quanti siamo intanto? Perché allora la premessa è che se voi mai organizzerete un'attività di questo genere, questa fase che riguarda il percorso, diciamo così, creativo di scrittura della storia andrebbe fatta con gruppi ovviamente più piccoli di persone, come vi dicevo prima, in un ambiente che stimoli la voglia di essere creativi, di parlare, di scrivere, quindi possibilmente con a disposizione dei tavoli, del pezzi di carta, un'atmosfera rilassata, appunto piccoli gruppi di persone.
noi facciamo buon viso a cattivo gioco, rilassati siamo rilassati, non vi rilassate troppo, ma comunque diciamo sufficientemente rilassati, usiamo le sedie, i computer, le gambe per scrivere, non è forse la soluzione ideale, ma d'altronde voi siete comunque un gruppo, diciamo, sicuramente più facile rispetto alla media delle persone con cui dovreste eventualmente lavorare, quindi ingegnatevi un pochino. Sto cercando di capire quanti siamo, perché dunque 23 qui dentro, perfetto. Allora, per questo primo esperimento direi dividiamoci in 5 gruppetti da 4. Potete dividervi come volete in base alle file o quello che è. Io vi ho portato 5 cose assolutamente scelte, diciamo, a caso. Vediamo se riesco a tirarle fuori. Adesso io su queste cose qui, questi oggetti, vorrei che voi scriveste una storiella, per l'appunto. La mia creatività è infinita, per cui vi ho portato un pennello, una penna a faccia di soldato inglese. Metto tutto qua, Una caramella rossana. Ragazzi, la fantasia è fantasia. Braccialino da battesimo di neonato. Poi che altro vi ho portato? Altre cose, basta questo. Portachiavi del Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona. Quindi sono cose assolutamente eterogenee. Qui poi ognuno, come dire, si affida, oddio l'ho fatto, va bene, mi sto rinfrescando i piedi, ognuno si affida alla propria fantasia. Questo serve a mettere in moto la fantasia, la creatività, la voglia di scrivere, la voglia di raccontare storie. Ripeto, con voi sarà facile perché sicuramente siete più abituati a farlo. In contesti più difficili sono quelle, diciamo, spinte che servono a mettere in moto il processo, ok? Quindi è ovvio che anche qui poi voi dovete giocare a seconda degli interlocutori che avete davanti e con la vostra fantasia. Allora io direi che siccome sono 5 oggetti, le 4 persone laggiù usano questo. Se volete lo potete anche venire a guardare da vicino, ma insomma trattasi di una penna. Le successive 4 persone utilizzano questo. Qua davanti ne abbiamo altre 4, sì. A voi la caramella rossana. E sulla caramella rossana vi voglio vedere. Laggiù braccialino da battesimo. Portachiavi di Barcellona, più o meno. Facciamo così perché adesso io vi do un quarto d'ora di tempo per scrivere una storia, quindi a questo punto non c'è un limite di parole, ma c'è un limite di tempo, perché sennò... No, ognuno di voi ne scrive una, poi all'interno del gruppo ve le leggete, scegliete quella a votazione che è più carina e in plenaria ne ascoltiamo 5, perché sennò ascoltarne 23 ci va via tutto il giorno solo con questo primo giochino. Quindi ognuno di voi scrive una storia in un quarto d'ora sull'oggetto che vi è toccato. Assolutamente casuale, cioè in questo caso non c'entra il tema di base, questi sono solo esercizi per cominciare a... Assolutamente, vai, tranquillo, tranquilla. È meraviglioso quello, Poi quando vi do lo stop ve le leggete e ve ne selezionate una all'interno del gruppetto, ok? Buon lavoro. Sono le 3:45, alle 3, mi raccomando, creativi. Possibilmente una storia personale, che sia vera o che sia inventata, ma che comunque vi impegni in prima persona, ovviamente. Sì. Meglio se è vera, perché così si comincia a raccontare se stessi. La storia, sì, meglio se è vera, se ha un aggancio con la vostra realtà. Altrimenti anche di fantasia, ma in cui ci mettiate del vostro, cioè non una roba
che riguardi massimi sistemi o cose astratte, cioè cercate di essere personali. Sì, allora ripeto, ognuno ne scrive una per conto suo. Poi nel vostro gruppetto selezionate quella che vi piace di più, fate per alzata di mano e così ne leggiamo 4-5, no? Alla fine siete 5 gruppi. Leggiamo 5 storie. Una bianca al ginocchio, camicia a fiori, con spalline e occhialoni avvolgenti tipicamente anni 80. Nella foto tiene in braccio mia sorella, vestita di bianco nel giorno del suo battesimo, due grandi occhi castani e ricci di pelli. E quello che mi colpisce ogni volta che quella foto mi ricapita tra le mani, il che succede abbastanza spesso perché mia sorella, non quella della foto, la minore, che all'epoca dello scatto non era ancora nata, ha una passione per tirare fuori vecchie foto dai cassetti. Quello che mi colpisce, dicevo, è quello sguardo, rapito, non esiste altra parola, di mia sorella, che guarda la fiammella della candela che mia mamma regge nell'altra mano. E lì in basso, accanto a mia madre, abito rosa confetto smanicato e capelli cortissimi, sempre a caccia di un buon compromesso mia mamma tra il vestirmi da femmina e la praticità dell'asciugare i capelli in 5 minuti. Ecco, ci sono io, e sono io ad avere quello sguardo rapito, solo che non guardo la candela, ma guardo mia sorella.
E sì, l'avevo tanto voluto una sorella. E in fondo, quale miglior bambola per giocare? È il portachiavi da Barcellona con una chiave. Perché qui? Perché in questo posto? Da quando ho ricevuto questa chiave e questo strano portachiavi sono iniziati i miei guai. Non potevo andarmene prima della conferenza, non potevo fare come tutti gli altri. Maledetta curiosità. Ed eccomi qui adesso, un po' manconcio, non dormo da 40 ore. I morsi dei cani per aver scavalcato il cancello del centro di cultura contemporanea. Che poi, io odio Barcellona. Tutti sti fricchettoni. E poi a me l'arte. Non ho mai capito quell'opera di Miró. Come si chiama? Uomo in carcere? In fondo è solo il posto dove sono nato. Era proprio qui, al posto di questo centro. La vecchia casa dei miei nonni. Adesso questo luogo. Cultura. Bah. Ed eccomi qui adesso. Il portachiavi, questa porta, che ci sarà adesso? Forse? Ero in Tunisia, stia tanto buona Jai. E poi lei, che sia maledetta, avessi saputo non mi sarei mai seduto a suo tavolo, era così carina. Mi ha detto tieni, ne hai bisogno, per ricordare. È solo un viaggio, un po' un ritorno, una specie di sogno, ritornare qui. Ritornare a vivere. La caramella rossana. Scrivete una cosa sulla caramella rossana, disse Cristina. Ecco, un'altra di quelle cose che mi mette di fronte ad un bel gigantesco punto interrogativo. Uno dei tanti che accompagna la mia vita, mai che fosse un punto esclamativo, ma in fondo meglio così, non sono forse punti interrogativi che ci guidano sempre in nuove direzioni ed esplorazioni e non sono forse punti esclamativi noiosi come tutte le persone che affermano e mai domandano? Bene, con il conforto che i punti interrogativi siano meglio di quelli esclamativi, posso cominciare la mia storia con la caramella rossana, o meglio sulla caramella rossana. Ma che cosa scrivo di una caramella così ordinaria, in quel suo vestito così ordinario per quanto rosso? Già, a me le cose ordinarie non piacciono, mi piacciono le cose non ordinarie, quelle che non riesci a capire, a comprendere subito, quelle che ti fanno sorgere mille domande, punti interrogativi appunto. Non credo assaggerò la caramella rossana, sono di palato fino io e quella caramella non è proprio da palati fini, ma credo sia dolce, come tutte le caramelle. Non innovativa, con il peperoncino, il mio adorato peperoncino. E su quello sì potrei scrivere pagine e pagine, raccontando di momenti belli e brutti, divertenti e tristi, piccanti e dolci. Ecco, la caramella rossana sicuramente sarà dolce, quella dolcezza che in fondo ho sempre cercato. Ed alla fine anche a me è scappata un'affermazione. Grazie alla caramella rossana. Allora, noi avevamo il pennello. Allora, Roma nei pressi di Piazza Santo Stefano. Faceva tanto caldo, ero in compagnia di una bottiglietta d'acqua. Per rifocillarmi trovai riparo all'ombra sui gradini di un negozio con la saracinesca abbassata. Roma era ferma alle 14 del pomeriggio, l'aria rarefatta. Ma le dicevo il fatto di aver dimenticato il libro a casa, avrei potuto affondare tra quelle righe. Solo dopo mi accorsi che di fronte c'era un signore seduto sui gradini, esattamente come me. Con una penna disegnava, non distoglieva lo sguardo, come fosse intrappolato da ciò che disegnava. Mi fermai a guardarlo assorta. Immaginai la sua storia. Forse un artista che trovava ispirazioni in punti ogni giorno diversi della sua città. Forse a Roma vi era arrivato in treno e voleva che fosse la città eterna ad ispirarlo. Io, di mio, sentii il bisogno di scrivere. La sua storia, o forse avrei potuto per una volta provare a tradurre i miei pensieri in un disegno, come veniva facile a lui.
Lo guardai ancora, decisi di acquistare dei pennelli e qualche colore a tempera. Volevo sperimentare altre forme di linguaggio, ci avrei provato. Allora, la penna inglese. Sarò sincero, io non ho mai avuto una penna inglese, non perché abbia problemi con gli inglesi, forse solo qualcuno con l'inglese. Ad ulteriore conferma della mia vicinanza al popolo inglese, posso dire di avere un Labrador purissimamente inglese, tanto da disattendere regolarmente i miei comandi italiani, e di scaricare inoltre serie inglesi, in inglesi, con sottotitoli in... Ok, i sottotitoli sono in italiano. Mi sono inoltre sempre chiesto se le penne inglesi abbiano l'obbligo di scrivere da sinistra verso destra o se questo obbligo valga solo in Inghilterra e non nel continente. Spero inoltre che la penna inglese abbia meglio ispirato i miei colleghi perché il mio humor inglese non è dei migliori. Diciamo per invece gli aneddoti personali. Allora, chiaramente qui l'intento qual è? Quello di suscitare ricordi, esperienze personali che poi possono anche divagare, come ci siamo accorti, ma si parte poi comunque sempre da un'esperienza o da un ricordo personale. E ovviamente su questo si può insistere quanto si vuole e dipende anche molto, ripeto, dal gruppo di persone che vi trovate davanti, nel senso che chiaramente ci sono una serie di giochi che stimolano la fantasia, altri che stimolano invece la riflessione personale, altri che stimolano la capacità di essere sintetici, ne proveremo un po' di diverso tipo. Questi che vanno più sul personale ovviamente sono molto utili in quei casi, come vi dicevo prima, di persone che hanno difficoltà ad aprirsi e a raccontare se stessi, per i quali probabilmente è più facile inventare una storia assolutamente di fantasia piuttosto che non mettere in gioco i propri ricordi, le proprie emozioni, le proprie memorie. Quindi è ovvio che vanno un po' dosati a seconda del tipo di persone con cui state lavorando, perché l'obiettivo finale è comunque di ottenere una storia personale, con dei contenuti personali. Quindi sicuramente c'è bisogno di creatività, di fantasia, di essere sintetici, di saper immaginare una storia con un inizio e una fine, ma c'è soprattutto bisogno di mettersi in gioco. Quindi questo tipo di attività serve molto se ci sono delle resistenze al mettersi in gioco personalmente. Adesso invece ne facciamo un altro, e qui però voglio sentire tutti perché questa cosa mi diverte troppo, è assolutamente basata sulla vostra fantasia e creatività, nel senso che io vi do il solito quarto d'ora, se poi finite prima, per scrivere una storia che abbia un capo e una coda, quindi non una cosa, non un insieme, una cozzaglia di parole, ma una storia, bravissimo, con un inizio, com'è, come i temi? Premessa, svolgimento, conclusione, ecco, come a scuola. E ognuno di voi ci deve obbligatoriamente infilare dentro queste parole. Fate come vi pare, quello che volete, scrivete quello che volete, ci devono essere dentro queste sei parole. Tutte e sei, e quando le leggete per favore controlliamo tutti che ci siano tutte e sei dentro, ok? Proviamo con un quarto d'ora, poi mi dite voi se siete bravissimi e fate prima o se siete bloccatissimi. Qui è difficile che riusciate, cioè se ci riuscite per carità, se no è inventata, diciamo questo è uno sforzo di fantasia, se poi per puro caso avete una storia personale in cui entrano tutte va bene lo stesso, ma in questo caso l'esercizio è più di fantasia. No, l'ordine è casuale così come mi sono venuto in mente, quindi tranquilli. Trascrivetevele magari perché questo tra un po' sparisce.
Ovviamente l'aggettivo può essere declinato, cioè rosso come aggettivo, quindi potete declinare. Concordare. Il medico di torno, mi diceva mio padre durante nelle originali dissertazioni che si facevano durante i nostri lunghi viaggi in automobile verso il nord, verso i luoghi in cui vivevano i nostri parenti. Sì, mi diceva, che per star bene e sentirsi in forma e non accasciarsi su una sedia per tutto il giorno occorreva assumere tanta frutta e verdura. E poi non vedi che non entri più in quei pantaloni? Un attimo che ho perso il senso. Io invece no, preferivo farmi cuocere in una gran bella pentola tanta di quella buona carne accompagnata dall'immancabile pomodoro rosso. Oggi però seguo il suo consiglio e beh, non mi notate che linea impeccabile. Nella stanza verso il giardino sedeva osservando le sue piante illuminate dalla luce polverosa del tramonto. Aspettava che sua madre passasse a prenderla per andare a trovare la nonna e ascoltava il bollore dell'acqua nella pentola dove cuocevano le patate che la sera avrebbe utilizzato per preparare una focaccia. Il suo flusso di pensieri fu interrotto dal clacson dell'automobile di sua madre. Uscì di corsa afferrando una mela dal portafrutta mentre passava dalla sala da pranzo e i suoi pantaloni rossi appena cuciti. Doveva assolutamente far vedere l'ultima sua creazione alla nonna. Allora, era ancora mezzo addormentato, in pigiama, seduto sulla mia solida sedia nell'angolo della stanza, intento a guardare il telegiornale del mattino. Intanto la pentola a pressione fischiava, intenta a cuocere la mia colazione. Per favore, non. Avevo proprio voglia di una mela cotta. Tutto ad un tratto sobbalzai. Il telegiornale era terminato e tra i soliti spot pubblicitari uno attirò la mia attenzione. Il grande magazzino all'altro lato della strada annunciava l'apertura dei saldi. Finalmente! Ora avrei potuto acquistare quei bei pantaloni a pois che mi piacevano tanto. Allora iniziai a correre per le scale, cercando di ricordare dove avevo parcheggiato l'automobile la sera precedente. Ci misi 10 minuti, ma almeno mi misi alla guida, pienamente sveglio e cosciente del mio obiettivo: raggiungere l'outlet il prima possibile. Arrivato al negozio mi accorsi che era pieno di gente. Forse avranno avuto la mia stessa idea? Preso dal dubbio, corsi nel reparto pantaloni e mi accorsi con meraviglia che il mio sogno era ancora lì. Tutta questa gente non capisce nulla di nuoto. Tornato a casa, non persi tempo e indossai i tanto agognati pantaloni. Ovviamente a pois. Tutto tronfio, entrai nella cucina a bere un bel bicchierone d'acqua. Quando cominciai a vedere tutto rosso, era il mio sangue. Mi ero dimenticato della pentola sul fuoco. Mi
mi sono riferito ai fiamminghi della National Gallery. Nella stanza c'era poca luce, poche cose, lumeggiate con chiarezza però. I riflessi e i toni scuri davano tono e peso alle figure, agli oggetti disposti in maniera confusa, ma unitaria, sul tavolo, vicino alla finestra. Una mela, una sedia, degli agrumi, una mela rossa, una sedia, gli agrumi, un telo e una bottiglia semivuota erano gli oggetti scelti dal pittore per la sua penultima meraviglia. Poco più indietro lui, intento a realizzare quell'opera grandiosa, e dall'altra parte della tela si scorgeva una scena di tutt'altro genere, più corsiva e quotidiana. Una donna intenta a cucinare alle prese con una pentola di rame dagli alti bordi, un paiolo si sarebbe detto a quei tempi. Il talamo a baldacchino con drappi verdi e la luce flebile che entrava dalla grande finestra attraevano poco l'attenzione del riguardante sui pantaloni sdruciti e sporchi di un bambino intento a giocare con i due cani poco fuori dalla porta d'ingresso dell'ambiente. Finito di visitare la mostra sull'Olanda e i fiamminghi, ritornavo all'automobile pensando cosa avrebbe prodotto nell'immaginazione di Vermeer un viaggio in macchina nell'agro pontino romano e quanto avrebbe influito sulla tela che mi aveva così incredibilmente colpito. Dopo la poesia mi dispiace un calo di livello, perdonatemi. No, cultura popolare, perfetto, per noi non c'è differenza. E quindi tu che hai fatto? Chiese Cappuccetto Rosso. Beh, che dovevo fare? Disse Biancaneve sporgendosi sulla sedia. Ho accettato il cesto con le mele e l'ho ringraziata. Santo cielo, esclamò Cenerentola, non vorrei mica mangiarle. Ma sei matta? Certo che no, le ho buttate subito nella spazzatura. Le amiche tirarono un comune sospiro di sollievo e rimasero in silenzio per un po' a sorseggiare il loro tè in veranda, guardando distrattamente le automobili sfrecciare sulla lontana statale. Sono stata in centro l'altro giorno, lo sapete, disse poi Cappuccetto Rosso, e non avete idea di chi ho incontrato? Chi? Chiesero le altre in coro. Cappuccetto Rosso fece una piccola pausa d'effetto e poi, abbassando un po' il tono della voce, Wendy. No, veramente, ma non era partita con un nuovo fidanzato? Com'è che si chiamava? Non ricordo il nome, disse Biancaneve, ma si faceva chiamare Capitan Uncino, qualcosa del genere. Ma vi ricordate quegli orribili pantaloni tipitonati con cui si presentò un giorno a scuola? Oddio, sì, esclamarono le altre. Le tre donne scoppiarono a ridere, finché Biancaneve non si alzò con uno scatto dalla sedia. Oddio, ho scordato la pentola sul fuoco! E corse dentro casa. Scusatemi. Cappuccetto Rosso e Cenerentola si guardarono in silenzio per un minuto e poi ricominciarono a ridere e ridevano ancora come due matte quando Biancaneve ritornò sulla veranda. Il suo pomeriggio passò così, tra vecchi ricordi, chiacchiere senza senso e risate, e andava bene così perché in fondo era il pomeriggio di sole donne, uomini e principi restavano a casa. Vado. Una mattina di maggio, andando al bar in automobile, mi accorsi sulla mia destra che c'erano su di una sedia una bella cassetta di mele rosse. Ne comprai un chilo, decisi di farle bollire l'acqua su di una pentola e di farne cotte. Mentre prendevo una per assaggiarle, mi caddero sui pantaloni. Nonostante la vistosa macchia, prima mi mangiai con gusto le mele e poi andai alla lavanderia a lavarmi i pantaloni. Aveva un solo compito quel giorno, stare lì col suo faccione rosso di sole, riparato in casa, ad aspettare il ritorno di sua madre, corsa in città con l'automobile per la spesa. E nella rinfrescante attesa del ritorno, governare una pentola infuocata che cuoceva il pranzo. Ma lui, troppo piccolo per far le cose da grande, distoglieva facilmente lo sguardo dai fornelli per posarli su un barattolo di marmellata sul tavolo. Troppa bontà lasciata incustodita, un salto e opla, il barattolo tra le mani. Purtroppo aperto, una cascata zuccherata e appiccicosa sui pantaloni. Gli toccò prendere una sedia e trascinarsela fuori casa, salirci su e raccogliere una mela dall'albero.
qui c'è il crollo. Si scende. Era considerato un re nel suo quartiere. Conosceva tutti e tutti lo conoscevano. Il suo trono era una sedia, la sua sedia, una sedia rosso mela posta al centro del bar della Pentola Scarlatta. Era stato sarto Antonio, premiata sartoria Antonio Pantaloni, nomen omen come si dice. E proprio i pantaloni erano la sua specialità. Raccontava sempre delle star o presunte tali che avevano frequentato la sua sartoria. In particolare di un pilota di Formula 1 dal nome impronunciabile che indossava solo e soltanto i suoi pantaloni. Arrivava con la sua automobile rossa, si accomodava nella sartoria su una sedia, beh, qui c'è una... e sbocconcellando un frutto, spesso una mela, osservava Antonio confezionare i suoi splendidi pantaloni. Ieri mattina mi sono svegliato e sono uscito a piedi per andare dal fruttivendolo. Volevo delle mele acerbe. Sono entrato. Scusi, ci sono delle mele acerbe? No, mi dispiace, sono mature. Mi è passata la voglia di frutta, era più una voglia mattutina. Così sono andato al bar, era pieno di gente, tutti i posti occupati. Ho intravisto una sedia libera. Mi sono avvicinato a un tavolo, c'era un signore. Scusi, è libera questa sedia? No, mi dispiace. Giornata no, direbbe qualcuno. E così sono ritornato a casa per prendere la macchina. Papà, posso prendere la tua automobile? No, devo andare dal dentista. Sempre più giornata no, direbbe più di qualcuno. Preso dallo sconforto, ho provato a dare sfogo con lo shopping. Ho preso la bici e sono andato al negozio di abbigliamento. Buongiorno, cercavo dei pantaloni rossi. Ci sono? No, mi dispiace, li abbiamo finiti. Ecco, questa è semplicemente la mia giornata di ieri. In realtà questa giornata non l'ho mai vissuta. Però mi piace pensare sempre di avere davanti a me una grande pentola in cui poter mettere dentro tutti i miei desideri. Posso? Allora, era una mattina d'aprile, Susanna si svegliò in ritardo, indossò i pantaloni che erano poggiati sulla sedia dalla sera prima, prese dal cesto una gustosissima mela rossa, nella fretta urtò la pentola e cadde per terra tutto il couscous alle verdure. Uscì di corsa per strada, iniziò a correre con la speranza di riuscire a prendere il 27, il bus che l'avrebbe accompagnata in stazione. Purtroppo il 27 non l'aspettò e così perse anche il treno. Tornò a casa, prese l'automobile e decise di andare al mare. Ormai era tardi per fare qualsiasi altra cosa. Nel tinello di casa ho un enorme quadro con al centro un'unica piccola mela rossa. Più volte mi sono interrogata sul significato di tale immagine. Da piccola collegavo quella piccola mela rossa alla mela avvelenata della strega cattiva di Biancaneve, ma era pura e semplice immaginazione di una bambina di soli 3 anni. Un giorno, andando in giro in auto con il nonno, tra le varie stradine di campagna, interrogandomi, ma più che altro interrogando il nonno su svariati perché, come sul perché ci fosse una sedia su di un albero, uno spaventapasseri indossasse dei pantaloni, trovai una risposta a tutti quei perché. Probabilmente mi ponevo troppe domande e avevo proprio tanta fantasia, un po' contaminata dalle fiabe che mi leggeva il nonno. Il dramma di Carlo, artista incapace di mettere in opera le sue idee, si concluse il 30 febbraio. Quel giorno, dopo aver indossato un paio di pantaloni blu, prese l'automobile per andare al supermercato e comprare finalmente una pentola con la quale avrebbe iniziato finalmente a cucinare la pasta asciutta e sostituire il suo menù biennale a base di salmone crudo e friselle. E fu durante proprio il tragitto che Carlo ebbe l'illuminazione, una visione statica che lo trasportò nel mondo dell'arte, una discarica in cui una mela in avanzato stato di decomposizione giaceva su una sgangherata sedia rossa. Pure questo è un po' un nonsense. Allora, c'è... Sì. C'era una volta una sedia rossa, di un rosso così eccentrico e lucido che tutto si sentiva di essere tranne che una sedia, sempre ferma e immobile, a reggere ogni peso. Si sentiva invece molto più dinamica e movimento, come un'automobile. Sì, un'automobile rosso fuoco, ma tanto era inutile pensarci, niente sarebbe cambiato. Anche se continuava a frullarle nella mente
quella storia della pentola a pressione è diventata un giorno un sommergibile. Niente è impossibile, pensò. Basta un po' di fantasia. Così tirò un lungo respiro, chiuse gli occhi e si vide sfrecciare sulla strada con i suoi pantaloni nuovi ed una mela verde tra i denti. Giornata non ordinaria, tutt'altro. Sembra il set di un film di Rubini. C'è una processione che passa, tanti fedeli al seguito recitano il rosario, alcune nenie piangono, si lamentano, invocano. Forse credono di stare ad un corteo funebre. Ci sono le signore anziane sedute sull'uscio, ognuno con la sua sedia. Ad un certo punto succede qualcosa. Una ragazza molto bella, la più bella del paese, addenta una mela. La sua cena tiene molto alla linea e sviene. Si arresta tutto, anche la banda, le nenie vi si dirigono, ora la loro presenza ha un senso. Arriva un tizio con i capelli lunghi in un'automobile rosso fiammante, si arresta dinanzi alla ragazza, vi si avvicina con i suoi pantaloni attillati, sicuro nella riuscita, si china su di lei e allontana con un gesto le nenie. La bacia ma nulla. D'un tratto una vecchina, nota per le sue fattuccherie, esce fuori da casa con un'ampolla contenente il rimedio, bollito in una pentola. C'è anche un perché se è venuta fuori anche questa storia, no? Perché ogni fiaba in realtà conserva anche uno specchio di quello che è la realtà, non solo nel personale, però comunque se queste persone, mi sa che sono tre fino ad ora o due sicure, abbiano cacciato la bella addormentata, non è un caso, insomma. No, ma veramente lo dico per dire. Comunque, la mia invece è una cosa proprio così. Dopo pranzo desideravo una mela rossa, ma era rimasto solo un kiwi. Mentre mangiucchiavo seduta sulla sedia della cucina, pensavo che non avevo voglia di lavare le pentole e le padelle del pranzo. Così, finita la mela, ho preso l'auto direzione mare. Ero così presa dai pensieri che mi ero dimenticata di cambiarmi i pantaloni sporchi di tinta. Per fortuna gli amici che andavo a trovare non se ne sarebbero accorti, dal momento che loro stavano colorando una barca e probabilmente anche loro avevano i pantaloni sporchi. Così decisi che li avrei aiutati. Eccoci, allora, e qui, visto che siamo in primavera, deviamo verso il vietato ai minori. A me il pennello mi ha sempre fatto pensare al sesso, o meglio, a prima, a tutte quelle fantasie che riguardano i primi sguardi, i sospiri, i baci. Quelle per me sono le fantasie più eccitanti. Mi metto comoda sulla sedia e parte il film. Il set è sempre Roma, io sulla mia bici rossa che mi arrampico per la salita che porta a casa sua. Avessi un'automobile arriverei prima e meno affannata, ma non sarebbe un preliminare anche questa strada. Il mio cuore non batterebbe così forte, non sentirei nella pancia il rimescolio dei ceci in una pentola a pressione. Non potrei, pedalando, per fantasticare su lui che mi apre la porta, che mi sorride, che prende le mie mani e mi offre le sue labbra. Lui il serpente tentatore e io Eva, che prima di addentare la mela la studia, la osserva, l'annusa. Quante fantasie solo osservando un pennello, che con le sue setole ti accarezza delicato le labbra, il viso e le mani. Mi immergo in quella sfera erotica che è molto più interessante di un atto sessuale, perché la magia inizia molto prima di calarsi i pantaloni. A 27 anni sono andata a vivere nella mia casa, senza nulla se non la casa e senza marito né soprattutto lista nozze. Nulla se non la voglia di me, una pentola rossa con i cuori bianchi della vecchia casa al mare dell'infanzia. Avevo 5 anni, una mamma giovane e bella, un papà giovane e bello e drogato per la pesca alle mormore. Così disse un suo amico che un giorno mia madre cacciò orgogliosamente di casa perché spacciava la droga al suo marito togliendo tempo a noi. Mio padre aveva una macchina mitica, una Seat Fura celeste che puzzava di esca e calzini umidi e in cui risuonavano le canzoni degli Squallor per la gioia mia e di mio fratello. Avevo 5 anni e tra il disgusto di tutti gli altri bimbi il pomeriggio facevo merenda morsicando un pomodoro rosso come fosse una mela. Avevo pantaloni a palloncino e codini, tutte le foto delle spaghettate notturne tra gruppi di giovani napoletani e baresi che occupavano perennemente la mia casa e la mia sedia. Quella pentola rossa ora fa il suo dovere in una casa tutto sommato felice come quella.
una bella sequenza di lettere a forma di parola e cinque trattini. Non so, è un codice, un grattacapo o semplicemente qualcosa senza senso? Sì, lo so, non ci sono cose senza senso. Qualche anno fa anche le automobili e i pantaloni mi sembravano cose senza senso. Poi, quando ho capito che nel posto in cui sono nato senza automobile non ti puoi muovere, la mia considerazione dell'auto è cambiata. Così come mettere dei pantaloni della mia taglia mi ha fatto sentire molto meno alternativo, ma anche molto meglio di quando ne indossavo di due taglie più grandi. Il senso, sempre una questione di senso e sensi e sensibilità, come la sensibilità e passione per la cucina. Posso passare ore a discutere su tipi di pentole, tipi di coltelli, di come si mette una mela nell'insalata e sul fatto che la cucina e cucinare e mangiare non sia affatto una questione di ingredienti. C'è una cosa però a cui non riesco proprio a trovare un senso. I pesci rossi nelle bolle sui mobili vari, come i nanetti di plastica nei giardini svizzeri. Li mettessero su una sedia almeno quei pesci rossi, così per avere un'immagine poco poco surreale. Allora, questa è tratta da una storia vera. Allora, la mela di cui sto per parlarvi non è una mela vera, è rossa ma è di legno, è sottile e dietro porta la mia firma con una dedica per la mamma, scritta malamente all'età di 6 anni per la sua festa. Questa mela è appesa da 21 anni sulla sedia del nonno, nella sua cucina. Su questa sedia mio nonno ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Da quella sedia, nei giorni dopo la fine del suo lungo viaggio, ho tanto riflettuto e osservato il circostante, cercando di ricostruire la sua quotidianità. Ho quindi scoperto che mio nonno era un precursore del riciclo creativo. Tutte le pentole con cui cucinava sono curiosamente corredate da coperchi dai manici bizzarri, fatti di bottoni voluminosi e pomelli recuperati da vecchi mobili. Dalla sua sedia riesco a vedere la sua automobile fare capolino dalla porta d'ingresso, una Ritmo fiammante con l'impianto a metano di cui era tanto orgoglioso e con la quale, per tutta l'infanzia, mi ha scarrozzato a destra e a sinistra in attesa che mia madre tornasse a casa. Ricordo ancora quella volta che decise di portarmi a vedere la festa di San Rocco. La ruota scoppiò e lui dovette cambiarla. E tra un clic e l'altro i suoi pantaloni si strapparono rendendo visibili i suoi mutandoni bianchi. E San Rocco, da una festa padronale, si tramutò in una bestemmia corale. La vecchia automobile dei miei cugini andava ancora, certo forse un po' gli ammortizzatori, completamente da rifare. Ad ogni modo è bello poter ritornare a vedere lo zio dopo tanti, troppi anni. Va bene anche non fermarsi per pranzo, saltare il pranzo e arrivare prima. Vedete, mi pare in quella sacca ci sono delle mele. Come si dice, una mela al giorno e passa la paura. Eccola qua, la vecchia casa dello zio. Quelle finestre rosse mi hanno sempre dato fastidio, ma lui è cocciuto, si è fissato. Ogni anno le ridipinge, sempre rosso, sempre di una nuova tonalità. Quest'anno sono rosso ciauscolo, rosso tramonto, rosso paonazzo. Ecco, guarda un po', è proprio là, è lì lo zio, sì, sulla vecchia sedia, il ritratto della stanchezza, i pantaloni sporchi di vernice, rosso sporco come le finestre. Va bene, dai, organizziamo questa cena. Ciao zio, quanto tempo, dimmi un po', dove hai messo la pentola? Sì, faccio la cacio e pepe, quella buona, come la faccio io? Vedete che eterogeneità di contenuti, di forme, di registro anche. Siamo solo 23, sono venute fuori 23 storie e da queste storie, su queste storie ci sarebbe da parlare, da analizzare, da sviscerare. Quindi capite bene come da questi piccoli esercizi già si veda qual è il mondo che ci può essere dietro, no? E quindi quanto poi scavare dentro di noi, raccontare cose banali a partire da giochi di parole, poi tutto sommato, ma quanto poi di noi ci si metta dentro. Anche il fatto di leggerle a voce alta significa condividere delle emozioni, in alcuni casi sono più personali, in altre sono fantasie, ma comunque mettete in gioco una parte di voi stessi rispetto anche al resto della platea. Quindi in una dinamica di gruppo, lasciate perdere il fatto che voi oggi siete qui, domani ci sarete e poi magari non vi rincontrerete tutti insieme ancora, però capite bene quanto potente può essere anche l'interazione di gruppo invece se un tipo di attività del genere viene protratta per un tempo più o meno lungo.
Adesso vi propongo una pausa caffè e poi andiamo avanti con uno o altri due, vediamo, attività invece che insistono sulla vostra capacità di fare sintesi, perché purtroppo, diciamo, purtroppo per fortuna, lo storytelling digitale rispetto allo storytelling classico ha il vincolo della durata, come vi dicevo, e quindi una cosa su cui si insiste è la capacità di essere sintetici, quindi di arrivare ad un prodotto che non sia troppo lungo, troppo sbrodoloso. E questa non è una cosa semplice, perché poi appunto quando si attacca a parlare anche di se stessi non si smetterebbe mai in certi contesti, no? Quindi bisogna imparare a farlo. Quindi bevetevi il caffè, nel frattempo io sistemo un attimo qui le sedie e ci vediamo tra 10 minuti. Ci siete tutti? Allora, qui adesso dovete fare uno sforzo di sintesi, come vi dicevo prima. Allora, prima 10 minuti di riflessione e poi esercizio pratico in cui, se non siete sintetici, vi fate male, per cui cercate di essere sintetici, diciamo, il succo è questo. Allora, prima sforzo di analisi introspettiva. 10 minuti per pensare a un momento in cui vi siete particolarmente incavolati, ma proprio tanto, qualcosa che vi ha fatto proprio uscire fuori dai gangheri, ok? Diciamo, si parla di passioni, potrebbe essere una passione qualsiasi, usiamo la rabbia, o l'incazzatura, per dirla anche, diciamo, in un altro modo, ma profonda, motivata, ok? Vi posso fare un esempio e cercate di pensare a un momento in cui vi siete molto arrabbiati e di raccontare quel momento nella maniera più sintetica possibile. Se lo scrivete è meglio, perché vi rendete conto di quanto tempo poi ci mettete a raccontarlo il momento. Vi do come? Oddio. Va bene comunque, direi, va bene in ogni caso. Allora, quello che vi posso raccontare, che fu il caso, diciamo, che io ho raccontato quando ho fatto per la prima volta questo esercizio, tanto per farvi capire, è stato un episodio che mi è capitato sempre a Re Bibbia, quando l'archeologa della soprintendenza, responsabile di quello scavo, venne a vedere come procedevano, cioè chiese di poter venire in carcere per vedere come procedevano i lavori con i detenuti, i lavori di allestimento del museo. Abbiamo organizzato tutto per farla entrare, permessi, contropermessi, eccetera, eccetera. Arrivati lì, ovviamente ha dovuto lasciare il cellulare all'ingresso, perché non si possono portare telefoni cellulari in carcere. Ci siamo incamminate lungo questi corridoi che in quell'ora del giorno erano deserti, e lei stava in silenzio. È arrivata in aula, io l'ho presentata a questi 20 detenuti, lei ha esordito con questa frase: che meraviglia questo posto, è così tranquillo, così silenzioso, senza il cellulare che squilla continuamente, quanto mi piacerebbe trascorrere qui qualche giorno. Io l'avevo abbassata. Bravo, cioè io, a me mi è salito il sangue, cioè la pressione, diciamo, mi è salita, sì certo, mi sono controllata, ma ho provato una rabbia profonda, cioè l'avrei veramente, l'avrei picchiata. No, il problema qual è stato? Che quegli altri si sono irrigiditi, beh, insomma, voglio dire, no? Ve lo potete immaginare. E c'è stato un momento di tensione violentissima, cioè si sentiva che si stavano controllando e che facevano uno sforzo ovviamente maggiore del mio, perché poi non sono persone abituate magari a controllarsi in certe situazioni. Come lei è uscita, il capo, diciamo, il portavoce mi ha detto: non ce la portare mai più qui dentro. Cosa che, cioè, diciamo, c'ero già arrivata, diciamo, però, come dire, io in quel momento ho provato una rabbia pazzesca che non ho potuto esprimere, perché avrei, come dire, stimolato reazioni forse che non andavano stimolate. No, dopo c'è stato un chiarimento con questa persona, perché poi si è resa conto, uscendo ha detto: forse non dovevo dirlo,
E forse no, vabbè, comunque poi uno si accorge pure che ha a che fare con un deficiente, una persona che non capisce, quindi cioè, più di tanto non puoi fare. Ecco, però quello è un episodio che si può raccontare in 2 minuti, breve, di un momento di rabbia, veramente cioè, ho visto rosso, è stato un attimo in cui stavo per perdere diciamo il controllo, ecco, tanto per farvi un esempio di una cosa che mi ha fatto profondamente arrabbiare. Pensateci, 10 minuti, provate a metterla per iscritto in maniera sintetica e poi la raccontiamo in un modo ancora più sintetico, sì.
me stesso, è che scrivere aiuta a capire quando si prova e quando invece si era tutto un certo grado di sinteticità, poi con le parole ci si sente più liberi, oralmente. Lo scopo è riuscire a raccontare, questo lo scopo
poi riuscire, però tu devi accendere il cerino invece, perché io non sono capace, però lo scopo è raccontare la storiella tenendo in mano il cerino, possibilmente prima che il cerino mi bruci le dita dovreste averla finita, vediamo se riesci ad aprire. Comunque io sono qua, diciamo, per filate il cerino, no, non mi tiro l'acqua. Riesce a finirla, ma a finirla per bene, con un capo e una coda, non quelle fini affrettate così. Vai, accendi. Accendi, vai, io vai. Sono pronta. Un po' veloce, allora, primo maggio 2007 stavo a Perugia e volevo andare al concerto del primo maggio, faccio i miei due biglietti e vedo ritorno. Ovviamente non passa il... non passa nessun ferroviere. Arrivo a Roma, dietro la cestina vado al primo maggio, faccio il mio concerto, ritorno in stazione, quando vado a riprendere il biglietto mi accorgo che in realtà avevo liberato l'andata del biglietto di ritorno, quindi Roma Perugia, e avevo buttato quello buono Perugia Roma. Disperato ho detto va bene, c'era una massa di persone che nessuno aveva il biglietto, ho detto salgo pure io per la prima volta, viaggio senza biglietto. A Perugia, prima di arrivare a Foligno, passa il controllore a un minuto dal verde per arrivare alla stazione. E io stavo all'inizio e quindi inizia da me e alla fine per concludere perché si spenga il cerino mi ha fatto la multa ed ero veramente incazzato perché sono trascendito di fare sempre più piedi. Bravissimo, è bravissimo e mi sembra un ottimo motivo di incazzatura. Andiamo, se mi abbiamo ucciso. Posso? Vai, io sono pronta, se è pronta lei. Allora, niente, lavoravo a Torino, collaboravo con Paolo. No, proseguire. A lei, giusto, lei va via.
Vai, apro il cerino. Tenerlo legato, perché sennò abbiamo visto che non... Vai. Allora, anche il mio è un problema di natura ferroviaria. Circa 5 anni fa, non la ricordo, presi il solito espresso, io vivevo a Torino, studiavo a Torino, poi sempre di Torino, quindi stiamo parlando di un espresso in cui ci mette 13 ore di viaggio. Il giorno dopo, sono partito da sera, il giorno dopo avevo un esame nel pomeriggio e a causa di 8 ore di ritardo non sono riuscito a dare l'esame per un quarto d'ora. No, no. Sono arrivato un quarto d'ora dopo, il professore mi ha gentilmente mandato a casa. Hai fatto questa, è proprio triste, scusa. Sono in poveria. Però il nome mi sei molto sintetici, della gestione sostenibile del patrimonio, una missione di vita, un imprenditore improvvisato di paladino della valorizzazione del patrimonio locale, che proponeva come soluzione al deficit, diciamo, delle organizzazioni culturali italiane, o meglio del Colosseo si parlava, quella di inserire in ogni paio di organ venduto un biglietto d'ingresso gratuito. Quindi la mercificazione del patrimonio culturale mi fa tanto arrabbiare, solo l'improvvisazione.
E io dire all'ultimo momento quello di cosa, e invece per il momento c'erano dopo un istante e alle 4:30 uno, il responsabile di queste cose che stanno facendo, alle 4:30 mi viene in mano una mail e mi dice guarda c'è un po' di una piccola su quella tabella. E poi da qui mi sono finito a pubblicare un progetto perché abbiamo perso il percorso di una dietro. Mi sembrava di essere tipo una telenovela, se non una cosa.
uccido, la uccido perché si tratta di andare. La cosa mi puzza molto.
perché tutti gli abitanti del centro storico si sarebbero ritrovati tutta la strada solo in saluta, con grossi disagi, e allora in saluta cittadini del paese più filosofico d'Italia, a quanto pare in base a tutta la stampa estera. Fatto sta che scopro che le vie dove abito, mezze deserte, dove abitano soprattutto vecchiette con problemi, sarebbero state tipo chiuse al traffico con dei nuovi disagi per tre giorni della settimana, per una fantomatica, bellissima iniziativa culturale, per cui gruppi di persone lavoravano da mesi all'oscuro però delle persone che abitano quelle vie, che da lì al qualche giorno dopo si sarebbero ritrovate in questo grande progetto di cultura partecipata, accessibile e al servizio del paese. Questo non mi fa pensare tantissimo. Condivido. Impatto filosofico. Yes. Ma anche a me non sarà. Questo dai, ci sei. Ricordatevi che il tema è voi e la cultura,
pensateci stasera, vi preoccupi per casa. Se avete delle foto, ripeto, portatele, perché magari si può costruire la storia sulla fotografia e può essere un po' più verosimile rispetto a quello che dovrebbe essere il prodotto finale di una storia digitale. Se invece vi sentite più in vena di discutere eventualmente prima delle potenzialità dello strumento, come vi dicevo prima, ho come l'impressione che alcuni di voi abbiano già delle idee abbastanza concrete su dove e come poterlo sfruttare. Quindi se avete voglia parliamo prima di quello e poi dedichiamo invece la parte successiva della giornata alla vena creativa. Se invece vi sentite particolarmente creativi nella prima parte della giornata, andiamo avanti con le storie e parliamo dopo delle possibili implicazioni, dei possibili utilizzi. Poi pensavo comunque di raccontarvi un po' più nel dettaglio il progetto europeo, ma alla fine lo mettiamo, diciamo, come ultimo in scaletta, nel senso, se c'è tempo lo facciamo, se no vi lascio tutti i riferimenti. Non è ancora finito, la valutazione dei progetti è in fine, quindi ci sarà modo poi di darvi informazioni su questo. Possiamo anche farci un bel giro su alcuni siti che raccolgono storie, ma la maggior parte sono in lingua inglese, quindi anche voi vi dovete dire se questa cosa vi va di farla, se siamo tutti più o meno in grado poi di ascoltarle, di capirle, oppure ci concentriamo sul racconto delle storie. Stavo anche pensando, se vi interessano di più gli aspetti tecnici, questo poi appunto ditemelo anche voi, una cosa che si può provare a fare, non è professionale ma può funzionare, è utilizzare questi affari qui per provare a fare una registrazione vocale, perché lì vi rendete anche conto della difficoltà che è insita nel registrarsi e poi nel riascoltarsi e dirsi mamma mia che schifo, ma sono io, non sono capace di leggere, ho una voce orrenda, eccetera eccetera eccetera. Quindi se volete possiamo provare a fare un esperimento più pratico sulla registrazione, altrimenti andiamo avanti su altri aspetti del digital storytelling. Quindi su questo ditemi anche voi, perché il tempo poi domani sarà un po' tiranno, quindi magari diamo priorità ad alcune cose rispetto ad altre. Quindi datemi anche voi degli input su quello che vi può essere più utile e interessare di più, ok? Quindi rifletteteci un attimo, va bene? Ci siete? Siete lì? Certo, siamo qua, vai. Diciamo, cosa accade quando il gruppo non è così ben strutturato? Che ci vuole tempo. Ci vuole tempo, certo. Tanto tempo e tanta pazienza. Non c'è, diciamo, una di ricetta, di giochi? No, la ricetta non c'è perché dipende da chi è di fronte, per cui già soltanto nel caso del gruppo in Turchia, no? Del gruppo dei formatori da formare in Turchia o dei quattro gruppi del museo di zoologia, parliamo di cinque gruppi eterogenei, per alcuni funzionavano certe cose, per altri no, per alcuni ci voleva molto poco tempo. Questi giochi che noi oggi abbiamo fatto in due ore, in Turchia anche li abbiamo fatti in due ore, due, tre ore, insomma, non è un problema, no? Questo il discorso invece per riuscire a raccontare storie in maniera sintetica è estremamente laborioso con un gruppo di anziani, perché loro invece tendono, come si dice a Milano, a raccontarti la rava e la fava, come diceva anche lei, no? Perché poi comunque hanno voglia di parlare, quindi questa cosa di fare sintesi è contro natura, e allora bisogna veramente fare un lavoro un po' certosino, così come poi ci sono problemi, diciamo così, relativi alla formazione dell'individuo, e comunque fare sintesi è un'attività. Io immagino per esempio gruppi di ragazzi nelle scuole, anche che magari cioè, non ragazzi ovviamente interessati allo studio, sì, no, per coinvolgerli in modo. E lì devi tenere i tempi contingentati, devi tenerli anche stretti, però per quei ragazzi del carcere minorile comunque succede, cioè alla fine sono sempre adolescenti, con in più tutta una serie di problemi. E poi di fatto parliamo di adolescenti, non propriamente interessati né allo studio né alla riflessione in assoluto, poi con l'aggravante diciamo del caso. E allora lì devi riuscire intanto a dare tutto un aspetto ludico, divertente alla cosa, passare sopra ad alcuni aspetti e privilegiarne altri, ovviamente si può pretendere di avere diciamo la perfezione, no? Quindi li guidi molto e poi ci vuole un sacco di tempo, quindi tanti incontri con piccoli gruppi, cioè un gruppo così di adolescenti.
questo no, vada sì, ma anche un gruppo così di anziani ingestibile. In quel caso devi lavorare con piccoli gruppi, per gli anziani, perché sai che comunque per ognuno di loro poi dovrai perdere la tua borsa più tempo. Per i ragazzi uguale, per l'altro team, alla fine il discorso è sempre lo stesso, quindi il tempo è una variabile che varia tantissimo, e per quello che dico, se avete intenzione di utilizzare uno strumento dovete però predisporvi, diciamo, un piano che preveda un arco di tempo comodo, perché non è una cosa che si possa fare in tutti i giorni. Allora, 5 è un gruppetto, da 5 a 10 li puoi gestire, a meno che non sia una persona particolarmente problematica, ma se no fino a 10 li gestisci, oltre no, perché oltre non riesci ad approfondire, adesso ti ripeto, qui funziona, dato che lo stiamo facendo a livello significativo, ma se ci fosse l'esercizio, diciamo, già su un tema specifico, probabilmente ci dovrebbe portare di questione, nonostante lo sia un gruppo ovviamente ingaggiato. Quindi sì, gruppi terreni molto piccoli, rivedeli tra formatori, quindi sarebbe una classe di 20 persone, almeno 2 persone che lavorano in un laboratorio di ragione. E il tempo. Il tempo, perché anche la concentrazione, come voi ben sapete, perché anche adesso, cioè, immagino comunque siete stati, è stata una giornata comunque lunga, si parla, si ascolta, si interagisce. Per chi non è abituato a farlo, la fatica quadrupa, quindi ovviamente, cioè, come in carcere le nostre lezioni durano 2 ore e non potevi assolutamente pensare di tenere di più perché avevi perso l'attenzione di tutti alla fine delle 2 ore, no? Con i ragazzi succede lo stesso, con gli anziani succede lo stesso, con le persone normali non particolarmente a concentrarsi, succede lo stesso. Quindi, cioè, si richiede un impegno, quindi non potete pensare che vi dà 8 ore a tirar fuori stati d'animo, emozioni, sentimenti, pensieri, c'è un lavoro faticoso, quindi dovete diluirlo nel tempo. Però non c'è una ricetta. Ti posso dire un minimo, ti posso dire che secondo me per fare un lavoro serio ci vogliono comunque 6 mesi, perché tu poi non li vedi tutti i giorni. Quindi è chiaro che parlo di 6 mesi immaginando 2 incontri a settimana, 1 incontro a settimana, no, allora magari diventano anche 8. Certo, se poi tu hai a disposizione un gruppo di persone tutti i giorni, può bastare anche, possono bastare 10-15 giorni per arrivare all'altro gruppo finale. Quindi, ma quando ti capita di avere a disposizione lo stesso gruppo 10 giorni, 15 giorni di seguito, quindi cosa fa se tu si è particolarmente esperto? Dei ragazzi con il fermento, ad esempio, non si può fare. Cioè, vi consiglio, cioè questa, io almeno questa metodologia non la userei su un gruppo con cui non ho mai lavorato prima, perché gli effetti anche, diciamo, desiderati, comunque inaspettati, inattesi, i risultati inattesi sono tanti, quindi è meglio che ci sia, almeno da parte di chi organizza l'attività, una minima competenza su come relazionarsi con queste persone, quindi che abbiate già avuto a che fare magari con un altro tipo di progetto, per un'attività laboratoriale più breve, per non so che tipo di, per attività di progettazione partecipata di altro genere, che comunque ci sia un rapporto, un'interazione, che ci sia già stata, diciamo, un'interazione, un rapporto. Iniziare da zero con una cosa del genere può essere più complicato. Il primo impatto in realtà deve essere una chiacchierata in cui secondo me è importante che siano chiari gli obiettivi, cioè vi dovete far capire dall'inizio che l'obiettivo dovrà essere un prodotto, che è un video, che dovrà essere prodotto da loro come contenuti, come immagini, come aspetti tecnici, eccetera eccetera, cioè far capire che c'è un impegno che è chiesto e che è un impegno frutto di una riflessione sul tema. Quindi più chiari siete sul tema che voi date al laboratorio e sull'impegno che è richiesto alle persone, e più poi la cosa va avanti in maniera... Ci sono anche quelli che all'inizio ti dicono no, io non faccio, non sono capace di farlo, non lo faccio. E allora lì bisogna, no, uscire anche a dire ma no, vedrai che magari insieme
poi ci si arriva. Quindi non essere troppo brutali, troppo tranciane, devi, devi produrre il film da premio Oscar, perché sennò la gente si spaventa, dice non lo so fare, non l'ho mai fatto, piano, no? Quindi anche secondo chi si arriva, ovviamente saper spiegare questa cosa. Però all'inizio deve essere una cosa molto informale, cui si spiega, si parla, si ascolta, eccetera, eccetera, e poi si può piano piano costruire. Cioè prima di arrivare al prodotto finale c'è un percorso di conoscenza reciproca che può essere lungo. Nel caso ad esempio volessimo fare un laboratorio di storytelling in un progetto del museo ad esempio, però con un soggetto, non lo so, delle comunità di extracomunitari, in quel caso allora, cioè, anche se noi fossimo esperti espertissimi della realtà del museo eccetera eccetera, sarebbe opportuno tipo avere la figura anche, non so, di un mediatore culturale. Già, lo stavo dicendo, sì, direi di sì, è essenziale. È essenziale perché comunque lì poi devi stabilire un contatto, al di là del magari la storia digitale alla fine, come prodotto devi stabilire un contatto iniziale. Quindi o è una comunità che con Suseo ha già un po' stabili per qualsiasi tipo di progetto sia, oppure se c'è un rapporto da costruire ovviamente c'è bisogno di competenze specifiche, cioè domani 12 ore.